mese finiscono in galera, abbiamo perso quella generazione, vogliamo mandare in galera le mamme di 15 anni. Però teniamo anni. Le due cose insieme, Tecce e Meli, allora, ovviamente. Brevemente, il decreto Caivano ovviamente si chiama decreto Caivano, aspetta, ma riguarda tutte le periferie. La prima obiezione, sicuro? Sicurissima, me ne sono andiamo occupata. A controllare? Vada, andiamo? Prego. No, vada lei a controllare. No, io non lo so fare, me ne sono vada occupata, lei. Ce l'ho qua. Vada lei. Ce l'ho qua il decreto Caivano. Eccolo qua. Ce l'ho, voglio farmi rispondere perché io ho fatto una trasmissione intera su Caivano, peraltro Tecce, non è la prima la domanda volta. Che ti, non sì. È la domanda piacere, la domanda che ti voglio fare però per tenere insieme quello che Sandro Luottolo ci sta dicendo, cioè dice oggi ci sono questi due grandi eventi, da una parte c'è un intervento importante che il governo ha fatto, è una piscina, e dall'altra ci sono i 50 anni della strage ma si rendi, ti rendi conto della gravità di che sta gravità, diciamo, minimizzando a una piscina, questa è una riqualificazione di un territorio martoriato dalla criminalità, sono state violentate due bambine e che di 10 c'entra? E 12 ma perché anni. Gli stupri avvengono anche a San Babila, ma la vogliamo smettere di fare questa operazione ignobile, la riqualificazione, lo sport come il momento il governo ha deciso di intervenire sull'ex palestra Delfinia perché lo sport è sinonimo di riqualificazione, di togliere i ragazzi dalle strade, quella palestra è stato di abbandono e comunque non c'è solo la palestra, è un simbolo, che è un simbolo, ci sono ovviamente anche gli interventi, Chiara Colosimo, presidente dell'antimafia, tantissime volte è andata a Caivano, ci sono interventi ovviamente anche delle forze dell'ordine per la riqualificazione, ma la riqualificazione di una palestra è un simbolo, è fondamentale. Io a novembre ho intervistato il presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroba, che mi ha detto esattamente fra 10 ma non si potevano fare entrambe le cose, fra 10 mesi non si potevano fare entrambe le cose, fra 10 mesi un po' più interessanti con il PNRR dovremmo avere gli asili nido nel le mezzogiorno in Italia, lei non sta negando l'importanza e non abbiamo dello gli sport. Asili nido abbiamo dire, a Caivano il 2% degli asili nido, a Saronno abbiamo il 42%, vogliamo dire queste cose, vogliamo costruire. Allora scusate un attimo, Tecce, Gasparri, sconvolta dalle parole che sono.